Allora, io sono Camillo Iannilucio, sono il presidente dell'ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo per Oratori, associazione che insieme al Comitato Valle ha deciso di fare questo presepe vivente, tenendo conto che l'idea è nata a settembre e quindi abbiamo avuto veramente molto poco tempo. Però penso che siamo riusciti, se non altro, a far conoscere i nostri borghi, soprattutto quello sotto il castello che è sempre disabitato, non c'è nessuno che va a scoprirlo, a passeggiare, eccetera. Abbiamo aperto dei portoni che erano chiusi da anni, dove c'è appunto la cantina romana, il portone che comunque è vissuto, quello dove abbiamo messo la filanderia, e il portone giù dei Di Malta, che è chiuso da molto tempo perché i padroni stanno a Cosenza e vengono ad Aiello molto raramente. Anche lungo il percorso dove la famiglia palestinese è una casa chiusa da 30 anni. L'abbiamo aperta con molto piacere veramente, in quanto lì vivevano famiglie che purtroppo non ci sono più, ma noi con l'uso di questa abitazione abbiamo ricordato veramente alcuni personaggi che erano tipici di Aiello, così il cosiddetto Cicco Pullano, che è un elettricista, lavorò col comune ed era una persona veramente buona, disponibile a tutti e caratteristica, lo chiamavano il tenente Garcia, perché somigliava proprio al tenente Garcia di Zorro, e quindi questo ci ha dato veramente un input particolare. La fatica è tanta, è stata tanta ed è ancora tanta, i pensieri sono tanti, perché bisogna sicuramente offrire uno spettacolo decoroso. Speriamo di avercela fatta, e comunque il giorno 5 c'è la replica del presepe vivente, sarà pubblicizzato ancora. Teniamo conto che fra non molto arriverà un quartetto che suonerà le striniantelle calabresi. Qui stiamo arredando per la cucina, per fare la famosa mollicata e il baccalà fritto. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, ad ascoltare questi bravi musicisti e ad gustare la nostra cucina. Perché io ho tolto l'abito del pastore palestinese, per ovvi motivi mi devo dedicare a questa altra faccenda. Ringrazio la televisione per essere qua presenti e vi auguro il Natale passato, però col nostro presente, col nostro presepe sempre vivente, sempre attuale, quindi non finisce mai, gli auguri poi non si perdono mai nel vuoto, e comunque ci approssimiamo al Capodanno, per cui il presepe vivente dell'ASPI, del Comitato Valle, fa gli auguri a tutto il mondo per un passato anno, speriamo non eccessivamente cattivo, ma auguriamo un anno futuro pieno di gioia, di felicità e soprattutto di pace.